chiusa una partita che durava da anni tra costi e efficienza di questo abbattimento della barriera architettonica, quindi non ha risposto a nessuno di questi due elementi perché è costata tanto e costava ancora di più tenerla qua, non poteva più essere utilizzata e ha lasciato all'amministrazione, che per fortuna ha approvato il nuovo piano di abbattimento delle barriere architettoniche, affrontare seriamente la questione dei diversamente abili in una città che ha accettato questa sfida e che invece di mettere a carico dei cittadini e progetti così faraonici che poi hanno dimostrato di non funzionare, ha cominciato a lavorare con le associazioni, con i comitati, con le persone per affrontare i veri punti di criticità in Venezia per le persone che presentano una disabilità.